Invece lui guarda essere molto autocritico e anche una certa realtà. Allora vi volevo chiedere, le dichiarazioni che ha rilasciato soprattutto la scorsa settimana sul suo futuro, non le chiedo cosa ha intenzione di fare ovviamente, non crede che siano state inopportune, visto anche il ciclo di partite, che possa in qualche modo Cosa aver sono? Allora, ma influito? perché se voi girate tutte le cose che vengono dette, i tempi ve li prendete come vi pare, c'è questa, io ho detto l'estate, forse la embrio, No, se non è ce stata, lei l'ha detto la scorsa settimana 2 o 3 volte, ripetutamente, pubblicamente, l'hai. Ho dichiarazioni di detto quello che ho detto l'estate, se mi fa finire, ho detto quello che ho detto l'estate, se voi vi divertite ogni tanto a rifare la domanda che non dovreste fare perché l'estate è stato detto, perché ho fatto un anno di contratto, doveva finire l'estate, poi alla fine mi aggiorno. Come fanno tutti quelli che sono a scadenza, Guardiola l'ha fatto per 4 anni, è stata a scadenza, nessuno ha detto nulla, in Spagna non gli hanno fatto nemmeno più la domanda, perché sanno che a scadenza, quando i contratti, i lavoratori normali quando sono a scadenza possono rimanere e possono andare via. Due sono le volontà, uno è di quello. Quello che riceve lo stipendio, che è l'allenatore in questo caso, e l'altra componente è la società. Alla fine dell'anno, se la società mi proporrà il contratto, io sarò a capire se mi va a me di continuare. Poi è una decisione prettamente mia. L'importante è che tutti sappiano che fino a che uno ha il contratto dia l'anima per la società Ma questo è fuori di cui è pagato. discussione. E Il nessuno, a domani parte può voi, che non l'ha a parte trovato. voi la vede strana, ma questa cosa è una legge normale del calcio, da Sì, sempre. ritornarci ripetutamente non l'ha trovato, diciamo, Ritornarci, buono allora, o per vede il futuro. Però sono fatti, stati giornalisti allora a seguire vede, ora lei gli come avrei dovuto dire quello che poi dirò da ora in poi, perché per l'ultima volta l'ho precisato, ho detto non risponderò più a questa Abbiamo chiesto domanda il titolo. perché se dopo la partita della Lazio arriva l'amico o lei o uno di voi che mi dice allora a fine anno io o rispondo o sto zitto o gli dico non rispondo. Se la domanda mi è stata fatta, se io l'estate ho detto una cosa, dirò quello che ho detto l'estate. Ora lei me l'ha richiesta, io ho ridetto quello, domani vedremo cosa scriverete. E questo è il discorso che succede Sono, qui. io non ho chiesto del futuro, io ho chiesto se dirlo ripetutamente la scorsa settimana era stato inopportuno. Solo detto questo, non il suo futuro. Ora non rispondo più, Ok. perché mi sembra, se rispondo, non lo so, devo C'è una rispondere. difficoltà di comunicazione, diciamo, nella lingua italiana. Scusa, Probabilmente se siamo solo, cioè, anche ora ho detto una cosa, se lei continua, lei continua, ho risposto perché lei me l'ha fatta la domanda. Chi me l'ha fatta la domanda? Io cosa ho risposto? Quello ho detto quest'estate. Non ho Domani chiesto che quello di quest'estate, forse non riesco a spiegarmi, è non sul suo futuro, ma sul fatto che dirlo ripetutamente quando il Napoli era seconda in classifica, non può dire in qualche modo influire sull'ambiente, era questa la domanda, forse mi sono curata male. Sì, quelle dichiarazioni, cosa avrebbe fatto, potevo influire. Tutto qui, nulla più. Ma te la posso chiarire tu, sì, ma è sembrato, stato chiesto quest'estate, cioè, non è che lo mettiamo in discorso in ora, più. purtroppo, a che ora ho risposto? Non Va sono bene, ma possiamo andare, possiamo virare tutto il discorso in modo che tu tranquillizzi tutto l'ambiente, è tutto sereno, vogliamo ripartire col Chievo, ripartiamo insomma. Ma io ripartiamo, cioè tutto sereno, vorremmo vedere un po', perché non deve essere sereno? Cioè cosa c'è di non sereno? No, nel senso No, anche scrive male quello che può succede. darsi che dovevamo essere 10 punti davanti alla Juventus, non lo so, cos'è che, quale motivo c'è per non essere sereni? No, ditemelo. No, Walter, forse l'hai interpretata male. La mia era una cosa per dire guardiamo a Chievo, per Ma io Chievo, guardate, l'unica cosa, Se cioè, mi rispondi così comincio a pensare che ci sia qualcosa di allora, certo, ma voi pensate tutto, tanto pensate che volete, vi conosco da 3 o 4 anni, che volete, domande. Domande, ci sono domande. Ripartiamo. Ripartiamo, lo vedremo domani. C'è una partita, il Napoli farà il massimo per ripartire, ma non ripartire, non si è mai fermato. Si perde, si vince, si pareggia. Domani c'è una partita importante da cercare in tutti i modi di superarla. Come sarà quella dopo ancora, fino alla fine dell'ultima giornata. Come si è fatto per 3 anni? Grazie a tutti. Arrivederci, grazie.